Salve, oggi è il 21 di marzo ed è primavera e Bio Blu non ce la fa. Open your eyes. Perché intitolo questo video Bio Blu non ce la fa? Perché in questo momento di coronavirus dove siamo tutti un po' richiusi in casa, privati della nostra libertà, di quella che è la vita quotidiana, dell'economia, pieni di preoccupazioni, pieni di previsioni per il futuro funeste, magari tutte notizie vere. BioBlu è una fonte di approvvigionamento delle informazioni che grazie alla rete si possono avere, dove puoi sentire un'aria di verità, tra virgolette, su quello che ci sta succedendo. E sembra da quello che si vocifera, che a breve anche i social media verranno chiusi e verranno tolti dalla fruizione, dall'ascolto di noi popolo, di noi cittadini, no? Allora, nella eventualità che questo possa succedere, voglio vedere se riesco a fare questo video e poi dopo che chiudono pure e sia quello che sia, no? Fondamentalmente. Io il sentore che questa censura ci sia l'ho avvertito, perché gli ultimi video che ho cercato di postare su YouTube, per il semplice fatto che c'era il nome coronavirus e c'era il nome di Stefano Montanari, un dottore nanopatologo di fama rinomata e diffusa e di qualità e riconosciuta a livello internazionale, ho visto che con delle scuse mi hanno tolto l'audio, mi hanno censurato, eccetera. Per cui non mi stupirei che questa cosa possa succedere. Però, tornando alla domanda iniziale, perché ho detto oggi è primavera e BioBlu non ce la fa? Perché BioBlu è una di quelle fonti che io stesso consulto, non è l'unica, però è una delle più forti, una delle principali che io consulto per farmi un po' un'idea di come stanno andando le cose, oltre alle informazioni, diciamo, del mainstream, come si usa dire, cioè i vari telegiornali, di tutte le reti che ti passano quelle notizie omologate, uguali un po' per tutti, no? Ad senso unico, su BioBlu ci sono spesso persone che parlano, che ti danno una informazione un po' più ampia di come stanno le cose, in modo che chi è in grado di poter riflettere, riflette e poi tira le sue conclusioni. Però c'è stato un video, no, di Claudio Messora, che ha pubblicato ieri, mi sembra, il 20 di marzo, un giorno prima della primavera, dove ha intervistato, e credo che sia ancora in rete finché è aperta la situazione, intervistava Mauro Scardovelli e lo chiamava il faro del popolo italiano, un po' dell'umanità. E lo comprendo, perché in questo periodo di tempi, diciamo, cupi, no? Cupi, si ha bisogno di trovare un appiglio, un'ancora di salvezza, una bocchetta di ossigeno al quale attaccarsi per non soccombere al potere che in qualche modo ci sta preparando questo menù. E Mauro Scardovelli, che è una persona umile, preparata, che sa
molte informazioni su come funziona il meccanismo essere umano, l'ho trovato un po' in imbarazzo, un po' sottotono, diciamo con poca forza nel poter dare una risposta affermativa a questa esigenza di faro che possa attirare le persone verso un porto sicuro. Per cui da qui, no, il titolo del video: oggi è primavera e BioBlu non ce la fa. E non è che non ce la fa perché non è intelligente, perché Marco Messora è molto intelligente. Sono molto intelligenti gli ospiti che spesso vengono intervistati e mostrati e divulgati attraverso il suo operato di BioBlu, no? Però io mi rendo conto, avendo fatto esperienza dell'ascolto di tutte queste persone che, ripeto, intelligenti, qualificati, che parlano a ragion veduta, ma riassumendo, il messaggio che loro danno è un messaggio che non ti dà una risposta. Non è un messaggio che tradotto diventa quel faro che accende la luce che tu sei in grado di vedere e seguire affinché da quella situazione di moto ondoso, di tempesta nella quale siamo adesso, arrivi a quel porto sicuro e ti metti al riparo da questi problemi che ti fanno ballare in un modo che non sono consoni con quella che è la tua natura, la tua sete. Sono molto bravi a dirti com'è che non funziona la cosa, a dirti che tu, è vero, hai perso le chiavi dalla macchina, le hai perse. E se la macchina è la verità, queste chiavi che tu hai perso sono un problema, anche se c'è questa forma mentis abbastanza diffusa che dice più o meno: la verità non esiste, ognuno ha la sua verità. E poi il punto non è trovare la verità, ma è cercarla, la verità. Ed è come dire: se la verità è l'automobile della quale tu hai perso le chiavi, non è importante trovare le chiavi, no? Ma è importante cercarle. E io dico, sì, è molto importante accorgersi che hai perso le chiavi della macchina, perché finché non ti sei accorto che hai perso le chiavi della macchina, tu ti puoi illudere di andare tranquillamente in giro, perché quando hai bisogno di prendere la macchina per andare nel posto dove tu vuoi andare, vai in tasca, prendi le chiavi, metti in moto. Ma solo a quel punto ti accorgi che le chiavi non le hai più, che le hai perse, non ti ricordi dove le hai perse. Per cui il fatto di accorgersene è molto importante, ed è importante la ricerca delle chiavi, perché ti sei accorto che ti manca un pezzo importante per mettere in moto la macchina, tra virgolette, della verità, dentro la quale tu puoi sederti comodamente e farti trasportare nel posto dove vuoi andare e dove si presume che tu possa stare bene, trovarti a tuo agio, no? Ma siccome queste chiavi non si trovano, ci diamo delle scuse e diciamo, beh, ma l'importante è cercarle, no? Prima o poi qualcosa succederà. A forza di cercarle, prima o poi la macchina magicamente si mette in moto da sola. Facendo un altro piccolo esempio, al posto delle chiavi, quando uno ha sete o ha fame, non è importante che tu trovi l'acqua per dissetarti o il cibo per mangiare. È importante che tu lo ricerchi. Se hai sete, non è importante trovare l'acqua, è importante che tu ti metti alla ricerca dell'acqua. Se hai fame, non è importante trovare il cibo o un ristorante che è in grado di darti il cibo di cui tu hai bisogno, e si spera che possa essere anche buono, oltre che nutriente, no? È importante che tu lo cerchi. Non è importante trovare il cibo, è importante trovare un bel libro con le ricette scritte
magari giuste, magari deliziose, dei vari piatti che ci sono a disposizione della gente e pronti per essere cucinati se tu hai gli ingredienti per poterlo fare. Ti basta il libro, che magari è giusto, è corretto, le ricette sono corrette, ma con quelle ricette lì non ti sfami. Ed è per questo che dico che BioBlu non ce la fa, perché ascolta tutte queste persone che non hanno in realtà la soluzione, ma che la desiderano, che magari sono più coscienti di altre persone che hanno bisogno della risposta, della verità, che risolva immediatamente, all'istante, nel presente, il tuo bisogno, che è un bisogno di pace. Io nel mio piccolo ho cercato di dare l'informazione a Claudio Messora, no? Del fatto che il punto più importante, se vogliamo risolvere il problema della nostra vita, è trovare la pace, che non è fuori, che non è in un'ideologia, che non è in una religione, che non è in un rito, che non è in una comunità, ma è semplicemente dentro di me, come dentro ogni essere umano. Eppure, essendo la pace, la risposta, la verità dentro di me, io da solo non sono in grado di arrivarci, a mettere i denti su quel panino della pace. Non ce la faccio, la storia ce lo insegna e la mia intelligenza non mi aiuterà mai a mettere i denti su quel panino. La mia intelligenza al massimo mi può aiutare a leggere quelle ricette, perché nella storia, e c'è un filo rosso che testimonia questo, solo se trovi il maestro della conoscenza del tuo tempo, tu sei in grado di conoscere te stesso, non di credere. Socrate, quando diceva conosci te stesso, usava le parole a ragion veduta e lui era il numero uno nell'usare le parole con il vero significato. Non ha mai detto credi in te stesso, perché questo è quello che già noi facciamo. Ognuno di noi crede in se stesso, crede alla massa di informazioni che ha raccolto in questo mondo, in buona fede, spacciate per vere, buttate dentro, senza verificare mai se fosse poi realmente così. E quella è la somma della nostra confusione, quella è la somma dei problemi che ci ritroviamo di fronte al naso, intorno alla nostra vita, in questo momento nella società. È grazie al nostro credo, ed è grazie al nostro credo che noi alimentiamo la nostra paura attuale. C'è una paranoia in giro, c'è una paura in giro fottutissima. Fottutissima. E questo avviene perché tu non conosci la verità che è dentro di te. Non tocchi il panino che è dentro di te, non riesci a metterci i denti sopra, a stringerli e sentire quelle papille gustative, il sapore che ha quel panino lì, che a parte il sollazzo della papilla gustativa, sai che entra dentro di te, diventa cibo, nutrimento, che serve al tuo corpo per stare su, affinché tu in questo mondo possa vivere il film incredibile che è la tua vita, dove tu sei il primo spettatore, il primo regista, il primo critico, qualsiasi cosa sia collegata come simbolo, che fai nel tuo presente in base alle scelte che la vita ti permette di fare ad ogni respiro che stai facendo. E se finora la nostra vita è stata tutto un fallimento, tutto un tentativo, tutto un cercare le chiavi, non significa che le chiavi non ci siano da trovare. Se abbiamo la sete dentro di noi, non significa che l'acqua non esista da qualche parte. Se abbiamo fame, non significa, e non troviamo, diciamo, la soddisfazione, non significa che il cibo non esista da qualche parte. Perché il creatore sarebbe stato veramente crudele. Mi metti la sete dentro per qualche cosa che mi fa soffrire e non riesco a trovare quell'elemento che mi dissetta?
sei veramente crudele, mi fai sentire la fame e poi non mi metti il cibo che è in grado di sfamare, di soddisfare quella fame lì. Se è così, sei veramente crudele, sei veramente un Dio grandissima testa di cazzo, se fosse così. Ma non è così. Per cui se quella sete c'è, se quella spia continua a lampeggiare, vuol dire che il carburante da mettere dentro quel serbatoio affinché quella spia smetta di lampeggiare e tu possa avere quel carburante per andare in giro e viverti la tua vita, esiste. E la cosa magnifica è che quel carburante esiste solo ed esclusivamente dentro di me, al riparo di qualsiasi mia distrazione o dimenticanza o furto. Solo io posso permettermi il lusso di ignorare quanto carburante ho dentro di me, che non posso quantificarla, la misura di quel carburante, perché è infinito. Ce n'è in base al bisogno che io ho. Gratis. Posso averlo solo spendendo l'unica moneta che piace al Creatore. E che cos'è questa moneta? È il credo? È il credere ciecamente, come ti dicono le religioni? O come ci dicono gli scienziati? Credi ciecamente in quello che ti diciamo noi. Non verificare mai. Credi? Beati quelli che crederanno senza aver visto, ci hanno detto, no? E noi, come le sardine, becchiamo peggio dei paganelli. Per cui questo faro di cui Claudio Messora, in nome dell'umanità che è cosciente di avere una certa sete, è rivolto, e l'ho visto nel video, avevo un anelito, Mario Scardovelli, di sì, sono il tuo faro che ti condurrò al porto. E Scardovelli, io non sono riuscito a vedere fino in fondo il video perché ne sto seguendo vari, eccetera, avevo già un po' capito il riassunto della cosa, ha cercato di mettere una piccola risposta consolatoria, ha dato qualche risposta, sì, devi meditare un po', è molto faticoso, ci vuole tempo. Molte persone dicono, sì, la verità, quelli che ammettono che la verità esiste, che non semplicemente devi cercarla, dico sì, esiste, ma è molta fatica, ci vuole molta fatica. Chi dice questa cosa qui? Lo dice perché ancora non ha trovato la verità, l'incontro magico. Quanta fatica fa un bambino a trovare l'esperienza del piacere del giocare? Avete abbiamo visto i bambini dire sì, vado a giocare, ma che fatica che è. E la fanno la fatica. Io mi ricordo quando ero un bambino, che nella mia esperienza allora i cortili erano veramente pieni di bambini che giocavano fra di loro e si giocava finché si aveva fiato. Mi ricordo che a un certo punto mi dovevo fermare dal correre, fare qualcosa, respirare, riprendere fiato, non vedevo l'ora che questo fiato ritornasse in modo da essere pronto a vum, ripartire di nuovo, lanciato nella vita, ma non ho mai detto maledizione che fatica che è giocare. Mi piaceva sentire la fatica del giocare, di spendermi nel giocare. E la vita adesso che sono maturo è ancora uguale, anzi è di più. Nella mia saggezza di bambino, che non credeva niente, ma sapeva qual era la cosa importante, sapevo che il bello era poter vivere quel gioco, a più non posso, come prove generali, perché poi quando sei diventato grande, allora sì che mi sarei divertito. Quando non avrei più avuto i no da parte dei grandi, dimmi questo non lo puoi fare, finalmente sono grande, dopo la vita sarà tutta a mia disposizione. Ma beffa momentanea, delle beffe, quando poi diventi grande, ti accorgi di essere ingabbiato in una serie di credo che ti dicono che tu non puoi fare tutto quello che vuoi. E maledetto sei quando ci credi.
perché il tuo credo diventa la verità per te, pur non essendola. Allora, tornando al discorso, poi chiudo, no? È primavera, ma BioBlu non ce la fa. Non ce la fa perché è rivolta ad aspettare la risposta verso qualcuno che non è nelle sue corde poterla dare la risposta, perché la risposta da sempre ce l'ha il maestro della conoscenza del tuo tempo. E in ogni tempo c'è stato un maestro della conoscenza che ha fatto il suo sketch con le persone del proprio tempo, dalle quali spesso sono poi nate, quando il maestro è andato via e ha cambiato sketch con altre persone, è nata una religione che ha congelato l'esperienza del gioco. È quello che fanno le religioni, prendono il gioco e lo congelano una volta per tutte, lo frizzano, fermano la vita in un fotogramma e ti dicono: tu, se vuoi avere l'esperienza dell'armonia, della verità, di essere nel buono, devi fare questa cosa qui, in questo modo qui, in questi tempi qui, facendo quelle mosse lì, come sono i riti religiosi, come sono le messe, al quale noi forzatamente o volentemente partecipiamo, illudendoci di essere nella grazia di Dio. Quando nella nostra vita reale, se noi avessimo un amante che con noi si comporta come noi ci comportiamo, come noi ci relazioniamo con Dio, dopo due o tre volte che si comporta sempre nella stessa maniera, uguale, identico, che dice le stesse battute, le stesse frasi d'amore, gli stessi gesti uguali, cadenzati, sempre precisi, eccetera, così, dopo la seconda o terza volta gli diremo: beh, sai, ho bisogno di riflettere un po', sarebbe bene che per un po' non ci vediamo, perché te ne vuoi andare, giustamente. Però nei confronti di Dio, l'amante superlativo, non ce n'è grande come lui, accettiamo quella merda secca della frizzata delle religioni, aspettiamo quei fari che diventino reali, quando in realtà sono solo proiezioni della nostra mente. Sono fari di cartapesta, non hanno una luce dentro che è in grado di attirarti verso il porto sicuro, finché tu stai nel tuo credo. Ma quando entri nel tuo conoscere, allora sei in grado di vederlo il faro. E il faro del nostro tempo è questo signore qui. Questo signore qui, che si chiama Prerabhat, è il faro che ha condotto la mia vita dalla prima volta che gli ho dato la possibilità di dimostrarmi, perché prima l'ho messo duramente alla prova, come non ho fatto con nessun altro presunto salvatore che si è presentato. Li ho creduti sempre a mo' di sardine e poi inevitabilmente delusione. Lui invece, che è l'unico che ha mantenuto la promessa che mi ha fatto, l'ho messo sotto duro esame, ha fatto bene, perché ha fatto succedere quello che poi è dispensabile, mi ha dimostrato. Gli ho detto: dimostrami che tu hai la ciccia per il mio stomaco, non chiacchiere. E me l'ha dimostrato, e da allora non fa altro che dimostrarmelo ogni giorno di più. E io so che lui è il mio faro, e lo vedo in questo momento di paranoia collettiva, dove io ho gli stessi problemi di tutti, senza una lira. No, non è vero, c'ho un po' di soldi, e vi voglio far vedere, perché questi sono i soldi che io ho. Ho tirato giù dalle poste quando sono andato l'altro giorno, che mi hanno fatto incazzare, che c'è stata un'amica che ha detto: però lì ti sei incazzato, non va bene che ti incassi tu che hai la pace. Ma chi te l'ha detto? Ma chi cazzo te l'ha detto che chi ha la pace deve sempre stare così? Non è una religione. Questa è un'esperienza viva, la devi difendere quando c'è qualcuno che è disarmonico. Mi risulta che Gesù Cristo ha dato dei calci in culo a certe persone in certi momenti. Allora cos'è? Era fuori? Era fuori? Mi risulta che tanti maestri, ho saputo, io non l'ho visto personalmente, ma il babbo di Prempal, che era il maestro prima di lui, evento mi hanno detto
forse è la prima volta che si è manifestato, che dal maestro della conoscenza è passato al figlio, al quarto, il più piccolo dei figli che aveva. Dicono che Srinivas, quando si incazzava, le persone che ancora hanno ricordo, a ricordare com'era quando si incazzava, tremano ancora, sono ancora a disagio. Vogliamo dire che Srinivas non era nel centro della pace, della verità, della consapevolezza? Certo che lo era. Questi soldi qui, sono questi 10 euro, sono almeno 3 giorni, sono 4 che li ho. Perché da quando ho chiuso i bar, non vado più a comprare il caffè, a mangiarmi le pastine. Ho già comprato le mie sigarette, ne ho ancora, penso che farò tranquillamente per oggi e anche domani. Potrebbe essere che forse li spenderò per i prossimi pacchetti, può anche darsi che non li fumo più. Non perché fumare è contro la verità, come dice qualcuno. Io fumo quando ne ho voglia e la verità mi fa compagnia. Non se ne va da me perché fumo. Non è moralistica la verità. Per cui Bio Blu non ce la fa, ma se ce la volesse fare, se ce la volesse fare veramente, io non lo so se ha sete, quella sete vera, Claudio Messora. Vedo che è una persona sincera. Lo vedo quando parla, intervista le persone, che è in buona fede. Ma per esperienza non posso dire che, essendo in buona fede, quando lui si trova di fronte alla verità, alla scaltrezza di abbracciarla, di riconoscerla. Ma se fosse così, esiste una persona nel mondo che sta facendo un lavoro incredibile che tu ancora non sai, ma se lo sapessi avresti un sorriso che ti spacca da orecchio a orecchio, Messora, te lo giuro, sulla mia conoscenza che è così. Per cui potrebbe anche essere, se tu sei disposto a fare parlare anche l'unico faro che esiste e che non vede l'ora di darti quella dritta affinché la tua consapevolezza la metti sulla dirittura di quella luce e poi segui tu con il tuo essere, il tuo entrare nel rifugio del tuo porto e goderti la vita, come sta succedendo a me. Nonostante che ho solo questi 10 euro, ho lo sfratto in corso, mi staccheranno la luce, tutto quanto, eccetera, sono felice come una Pasqua. E non perché sono inconsapevole, perché la felicità è dentro di me, non dipende dalle cose esterne. Non sono felice perché ho dei soldi, non sono felice perché ho i soldi per pagare l'affitto, non sono felice perché ho la corrente elettrica, sono felice perché sono vivo. E sono attento alla mia vita in quella parte reale, di conoscenza, non di credo. E come me, altre persone che hanno la conoscenza, che io sento, che sono nella mia stessa barca, stessa situazione. Approfitto per salutare Mario di Roma, ciao Mario. Anche lui non c'ha una lira, grandi casini, eppure felice come una Pasqua. Figuratevi quando non hai problemi esterni, quanto possa aumentare la tua felicità, perché la mente viene quotidianamente ad ogni respiro a chiederti se vuoi preoccuparti, entrare in quello sbilanciamento che ti fa cadere da quel filo d'equilibrio sul quale tu percorri l'intera tua vita. Per cui, Claudio Messora, se ce la vuoi fare, una possibilità c'è. Posso metterti in contatto con lui, vedere se puoi intervistarlo. Io non vengo a parlare di lui, perché c'è anche una mia confusione, c'è anche una parte di me che potrebbe creare confusione negli altri. Ma se parla lui, alle persone che hanno quella sete, quella voglia, quella necessità di trovare le benedette chiavi della propria macchina, infilarle dentro il cruscotto, girare, sentire vum, 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 la macchina per la prima volta nella tua vita si mette in moto, e quel rombo come ti risuona bene, come ti fa venire veramente la pelle di pollo, come dice Andrea Gomi. Si può fare. Se no, buonanotte. Se chiuderanno anche i social media eccetera, io so dove rivolgermi per continuare a vivere la mia vita, che non so quanto lunga sarà, veramente non lo so.
quello che voglio sapere è, non voglio sconnettermi, voglio stare in connessione con quella cosa lì il più possibile, perché non esiste amico, non esiste amante, non esiste esperienza, non esiste amore, non esiste compagno di gioco più bello di quel regno della pace che esiste da sempre dentro di me. È che è veramente un peccato mortale non conoscerlo. Mortale non conoscerlo. Ma la soluzione in questo mondo, in questo momento, c'è. Ed è Prem Rawat. Ok, finito. Oggi è primavera, Bio Blu non ce la fa, ma speriamo che io in qualche modo possa essere stato utile e che Claudio Messore e Bio Blu se la cavi, perché la possibilità di farlo c'è. Buona giornata a tutti e buon proseguimento di coronavirus, che mi sta piacendo veramente tanto, mi piace molto questa quiete, questo stare fermo, questo stare dentro, che ognuno deve stare in casa, che da una parte è la peggior punizione, poi veramente chiudo. Quando sei in galera e vogliono punirti ancora di più, ti mettono in cella di isolamento. Cella di isolamento, perché lì sei con la persona che non sopporti, perché non la conosci, te stesso. Sei solo in compagnia della tua mente che ti mangia di cazzate. È specializzata, è fortissima. Non sbaglia un colpo. Non gli è scappato nessun umano in tutta la storia che noi possiamo ricordare. Eccetto quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere il maestro della conoscenza del proprio tempo. Eccetto loro. Grandissima fortuna. La meritiamo? Assolutamente no. Assolutamente no. Ma quelle persone che conoscono se stessi sanno apprezzare anche il fatto di stare da soli, perché non sei da solo, sei con l'amante più incredibile che ti auguri di trovare. E non so voi, io la cosa che desidero di più nella mia vita è fare l'amore. E non c'è amore migliore che posso fare avendo quella connessione dentro di me. Con quella connessione poi tutte le altre relazioni possono migliorare. Possono anche non esserci. L'importante è che ci sia quella, perché se non ho quella posso avere tutte le relazioni del mondo, finiscono tutte in tragedia, scadono come il latte. Vi saluto, vi bacio, e queste sono le sculturine che sto facendo seccare, perché le voglio fare dipingere come facevo da bambino quando ho cominciato a giocare a fare lo scultore. Anche lui lo colorerò con i suoi bei gradi dorati, eccetera. Forse nel prossimo video, se non chiudono il famigerato Facebook, Google e YouTube. Buona primavera a tutti.